40 elementi tra coristi e musicisti, una scenografia allegra e ricca di luci, il suono digitale e la bravura della maestra Elena Spano che anche quest'anno ha reso possibile e magico il concerto dei Joyful il 29 dicembre 2017 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Sapri. E al termine di questa serata bella, davvero bella, sono con il primo cittadino della città di Sapri. Sindaco, questa sera la gioia in questa tua città, ti do del tu, sindaco, sei giovanissimo, si è percepita alla grande. Una chiesa, la chiesa di San Giovanni Battista, gremitissima di gente, e tu hai cantato, hai ballato, ti sei divertito. E allora, com'è stata questa sera? Una serata bellissima e sicuramente centrato in pieno il nome Joyful con il coinvolgimento di tutti questa sera. Avete regalato a tutti noi un sorriso, ci avete fatto partecipare, mi avete chiamato anche alla fine a partecipare ad una vostra canzone, a cantare qui tra di voi, è stato bellissimo, quindi avete regalato un sorriso a tutti e questa è la cosa più bella. Regalare in ogni momento un sorriso a qualcuno è importante, è un'attività seria, vera, che va portata avanti da tutti, e quindi grazie a voi per avermi invitato qui questa sera. Sindaco, siamo nel periodo di Natale, siamo nel periodo dove un anno finisce e fra pochissimo ne comincia un altro. Com'è stato questo anno per la città di Sapri e come sarà il prossimo? Io lo dico sempre, sono stati i primi 6 mesi, non abbiamo fatto niente di speciale, abbiamo rimesso in ordine alcune cose, risistemato, ritornato alla normalità, mi piace dire, perché abbiamo ristabilito delle cose che normalmente non si facevano, ma che credo che in ogni società si realizzano normalmente, e abbiamo iniziato anche a programmare e a creare dei progetti per il futuro. Quindi il 2018 è sicuramente pieno di aspettative. Io, a me piace dire che dovrà essere un anno più bello di quello che lasciamo, costruendolo passo dopo passo, risultato dopo risultato. L'importante è trasferire alla cittadinanza questo messaggio di serenità, di tranquillità, dove c'è un gruppo, una nuova classe dirigente che sta lavorando per loro, che cerca di fare politica senza inseguire il chiacchiericcio e, come piace sempre dire, costruendo consenso e non inseguendo il consenso. Dobbiamo avere il coraggio di prendere decisioni, siamo stati eletti e votati per questo motivo, dobbiamo dimostrare con i fatti senza andare a cercare il colpevole di qualcosa. L'elettore ha deciso al momento del voto, oggi tocca a noi governare e non inseguire il chiacchiericcio. Sindaco, io la ringrazio, ti ringrazio perché ripeto sei giovanissimo e dunque buon anno di salute, di pace, di serenità in questa bella Sapri dove io da Maratea vengo davvero con tanto tanto piacere, anche perché in questa tua città c'è tanta musica, c'è tanto divertimento e si sta davvero bene, quindi tanti auguri sindaco. Auguri a voi, auguri a tutti, Sapri la città della musica sempre di più, io faccio gli auguri anche alla tua Maratea, ho visto il tuo sindaco, avete una grandissima occasione, una grande occasione per tutto il territorio, certo. Cercherò di essere presente a Maratea. Certo. Lo spero, anche perché trascorro di solito le feste in famiglia e arrivare a Maratea dopo la mezzanotte credo sia impossibile, però farò di tutto per esserci. Benissimo, l'aspettiamo sindaco, buon anno. Buon anno a voi. E come oramai è consuetudine al termine di un concerto così bello qui a Sapri, c'ho l'amico e giornalista Tonino Luppino che non manca mai a queste occasioni, e tra l'altro oggi Tonino ti devo ringraziare pubblicamente perché abbiamo fatto un incontro davvero straordinario, presto, presto, molto presto monteremo questo servizio video che tu insieme a me hai realizzato ad un grande. Con chi abbiamo parlato oggi? Cioè con l'ingegnere Nicola Materassi, il padre della Ferrari F40 e della Ferrari Testarossa e di tante altre auto. Tonino, grazie davvero perché è stato un incontro straordinario. Torniamo a questa serata storica, bella, allegra, viva. E come l'hai vissuta? Allora, innanzitutto ho notato che c'era tanta gente, ma proprio la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista era piena come un uovo. Mi piace dirlo perché rispetto all'anno scorso c'era quasi il doppio, una cosa pazzesca. È stato un successone, ormai insomma si avviano verso il professionismo. Ti piace questo? Quasi sono semi professionisti, eh? I musicisti no, i musicisti sono professionisti, è chiaro. Comunque è stata una bella serata, la gente, applausi scroscianti per tutti, veramente bravissimi, immensi.
Tonino, io ti ringrazio ancora, buon lavoro, soprattutto buon anno, di tanta salute e di tanto lavoro che tu fai quotidianamente con i social e non solo. Ciao Tonino. Ciao, viva Maratea Web Radio. Grazie, a presto, ciao ciao. E l'amico e giornalista Tonino Luppino parlava dei musicisti professionisti e qui ho con me la più bella musicista che io conosca nella nostra zona, ma non solo bella, anche bravissima. Guarda, stasera secondo me ti sei davvero divertita, Luisa Andreano, ma soprattutto ci hai fatto divertire con questi suoni meravigliosi che tu sai mettere, insomma, con le tastiere e non solo. Luisa, com'è stata questa serata? Come l'hai vissuta? Ovviamente insieme a te l'ho vissuta nel migliore dei modi, che mi hai fatto divertire come sempre. Ci siamo ritrovati così come l'anno scorso, devo dire che è andata molto bene questa serata, forse più dell'anno scorso, aveva ragione Tonino Luppino. Che dire, buona fine, splendido inizio a tutti. Grazie Luisa, buon anno a te, di musica, di salute e di tutto quello che ti meriti e desideri. Grazie Franco, ciao. Sempre un amico. Ciao, ciao Luisa. Giornalisti, musicisti, ma anche coristi e tra l'altro una bellissima ragazza, non la potete vedere, mi dispiace tanto, ma vi garantisco al limone e al cedro che è così. Cleta, una bella voce, abbiamo detto, questa sera davvero straordinaria. Come l'hai vissuta dal palco? Con l'adrenalina a mille, emozionatissima e piacevole come serata, abbiamo superato tutte le aspettative, si può dire. Ci hanno fatto già i complimenti e ci hanno detto che è andata addirittura meglio dell'anno scorso, quindi, e posso confermare. Quindi per chi ci sta ascoltando, peccato non essere qui tra noi, abbiamo fatto un bellissimo spettacolo, forza Joyful, che questo coro continui. Cleta, io ti ringrazio tanto, tanta gioia per te, buon anno, di tutto quello che meriti e che naturalmente desideri. Buon anno. Buone feste a tutti, ciao Franco. Un grande amico è la ritmica di questa orchestra, di questo coro straordinario, Paolo Caggiano alla batteria. Paolo, tanto lavoro, ma alla fine soddisfatto? Ci sono stati i risultati, sì, è stata una bellissima serata, ci siamo divertiti, la gente si è divertita, è andato bene tutto. Grande Franco. No, grande tu, ho detto alla batteria, il motore, no, di questa orchestra. Paolo, diciamolo, quanto tempo più o meno ci vuole per preparare un concerto così bello? Quest'anno abbiamo iniziato all'inizio di luglio, con prove settimanali, quando sì, quando no, e ci vuole un bel po' di tempo per fare una serata del genere. Paolo, tanti tanti cari auguri, grazie, grazie davvero per tutto l'ottimo lavoro, grazie, che fai, buon anno. Grazie a te Franco e buon anno pure a te. Grazie. E alla prossima, grazie. Ciao. Ma un buon concerto oramai è acclarato, è andato bene, siamo tutti contenti, felici, il sindaco, i musicisti, i coristi, ma ripeto, un buon concerto non funziona se non c'è un buon suono e noi abbiamo il meglio che la piazza ci può offrire, l'amico Mario. Mario, tu sei stato alla regia audio, ecco, come hai vissuto questo concerto da parte attiva, perché tu sei anche il marito della nostra bravissima maestra, ma sei quello che ci fa ascoltare e fa ascoltare la gente il concerto. Com'è stato? Il concerto penso che sia andato tutto bene, dopo le tante prove che avete fatto voi musicisti con il coro e con un boom sound jack prima della serata, insomma, l'audio, nonostante la particolarità del luogo e della chiesa con molto reverbero, penso che non potevamo chiedere di più. Diciamolo, per quanti ci ascoltano, questo coro, no? Come lo amplifichi? Quanti microfoni userai? Quanti cavetti mettete? Insomma, spieghiamo un pochettino, perché è interessante sapere anche queste cose tecniche. È un po' difficile ricordare tutti i cavetti che abbiamo usato. Comunque abbiamo un mixer digitale, un Yamaha 01, il V96. Per il coro abbiamo usato 4 microfoni Rode NT4, per i solisti degli Shure SM58. E insomma, quindi voglio dire, una giornata per poi testare tutto quanto. Elena e tu avete avuto da pochissimo un altro angioletto, un altro giovanottino bellissimo.
progetti per il futuro per questo coro ce ne sarà? Sicuramente ci sono dei progetti futuri sul repertorio anni 60 e penso che per quest'estate prepareremo sicuramente un altro spettacolo da proporre. Benissimo Mario, grazie ancora di tutto, buon anno e tanti auguri per tutta la tua bellissima famiglia. Grazie a voi e agli ascoltatori di Maratea Web Radio, grazie. Ed eccola qui con noi la motrice, l'anima di questo coro, ma soprattutto quella che con tanta gioia prima, ma poi con tanta capacità mette insieme le voci, mette insieme i suoni, quindi il maestro Elena Spano, la mia carissima amica. Elena, io ho detto con Mario prima, sarai felicissima sia per questo concerto che questa sera davvero ha superato le aspettative, almeno mi auguro che sia così per te, perché per tutti lo è stato, davvero per tutti, ma ho detto a tuo marito che sei felice perché nella tua famiglia c'è un altro angioletto, c'è un altro giovanottino, insomma, che ti sta aspettando. Però prima di chiudere questa intervista, ecco, una tua parola me la devi lasciare, stanca ma penso contenta. Sì, assolutamente contenta, come hai detto tu, una serata che è andata al di là di tutte le aspettative, sia come presenza di pubblico che come partecipazione. È stata veramente un'emozione a un certo punto vedere la chiesa illuminata dalle luci dei telefonini di tutti, è stato veramente bello, grazie a tutti. Quello è stato un momento veramente che anche io mi sono goduto tutto, no? Io ho vissuto questa cosa nel 1990 al Pala Euro di Roma, c'erano forse 80.000 persone in quel posto, cioè qui ce n'erano qualcuno in più, devo dire la verità, però è stato davvero straordinario vedere queste luci, insomma, in un pezzo così bello. Elena, dicevo con Mario, per questo coro c'è un futuro senz'altro, e quale sarà? Il futuro è anni 60. Il nostro progetto è fare uno spettacolo tutto incentrato sulla musica anni 60 per divertirci insieme l'estate prossima. Senti, io lo dico sempre ogni anno che ti intervisto, come fanno se qualcuno ascolta queste interviste e si incuriosisce? Ma lo vorrei a casa mia questo coro, dove vi acchiappano? Allora, noi abbiamo la pagina Facebook, si cerca Joyful Singers Sapri, oppure stiamo su Instagram, Joyful Singers Sapri, tutto minuscolo, tutto attaccato, e abbiamo anche il canale YouTube, basta cercare Joyful Singers Sapri e siamo un po' dappertutto. Benissimo Elena, e allora tanti cari auguri di buon anno, buona salute e tanta gioia e soprattutto tanta musica per te. Grazie e buona musica a tutti.